È il sesto campionato nazionale di ciclismo, parliamo del centro sportivo italiano, fermo è il posto, il luogo che per due giorni terrà alta l'attenzione dei 320 iscritti a questo campionato nazionale del centro sportivo italiano provenienti da tutta Italia, dal nord alla Sicilia. Sarà una due giorni davvero molto importante con l'inaugurazione che si è svolta il venerdì antecedente alle gare presso il centro sociale di Molini Girola. Ci è arrivato anche il saluto da parte del presidente nazionale delle CSI Vittorio Bosio, e allora andiamo a rivivere i momenti cruciali e salienti dell'inaugurazione del campionato nazionale edizione numero 6 per quanto riguarda il centro sportivo italiano tramite le interviste realizzate proprio al momento dell'inaugurazione proprio di questa manifestazione. Un rapido intervento per ringraziare veramente tutti quelli che ci hanno creduto. Per noi Fermana è importante credere nel ciclismo e portare un evento così importante come il campionato italiano CSI nella nostra zona, perché ci permette di pubblicizzare il nostro territorio, che secondo noi è stupendo sia a livello competitivo sportivo, ma soprattutto e anche a livello turistico. Alberto Maria Scarfini, assessore allo sport del Comune di Fermo, è la presentazione ufficiale del campionato nazionale del centro sportivo italiano qui a Molini Girola. Siamo a Fermo per due giorni, sarà il centro e il fulcro dell'attenzione, 320 corridori per questo campionato nazionale suddivisi tra cronometro, strada e mountain bike, davvero un bel successo organizzativo. È un piacere essere a fianco ancora una volta al ciclismo per tanti motivi, quello competitivo di cui parlavi tu, ma anche quello turistico, perché ancora una volta tramite questo stupendo sport riusciamo a veicolare il nostro bellissimo territorio con tanti atleti da tutto lo stivale. Davvero sono in tanti da tutta Italia. Si inizierà domani con la cronometro individuale e la gara di mountain bike, poi tre gare in linea domenica mattina chiuderanno questa bellissima manifestazione. L'avete fortemente voluta insieme al centro sportivo italiano e l'avete ottenuto anche per merito di una persona che non c'è più, come il presidente scomparso Adelmo Zappelli. Veramente un ricordo indelebile per lo sport del nostro territorio. E poi noi ci abbiamo creduto e siamo orgogliosissimi di credere così tanto come giunta, come amministrazione tutta, nello sport, e che vinca il migliore. Una due giorni per rappresentare una bella cartolina del territorio. Beh sì, come detto, penso che abbiamo un bellissimo territorio e va pubblicizzato al massimo. Chi viene a Fermo trova veramente un sogno di territorio e siamo contenti di aver portato questo grande evento. Enzo Martino, presidente della commissione ciclismo, dunque siamo alla vigilia di questo campionato nazionale del centro sportivo italiano a Fermo per la prima volta, tre belle manifestazioni, due giorni intensi di lavoro ma anche di gioia, perché questo è un momento molto importante per il territorio, per il centro sportivo italiano e per una disciplina come il ciclismo che va per la maggiore. Sì, infatti siamo molto contenti di essere riusciti a portare questa manifestazione a Fermo e i fatti ci hanno dato ragione, perché per la prima volta abbiamo superato le 250 unità e addirittura abbiamo 380 corridori partenti alle gare, quindi la cosa è molto importante e evidentemente si è lavorato bene anche sul territorio. Hanno lavorato bene quelli del centro sportivo italiano, che sono stati bravi a coinvolgere le società del territorio. Abbiamo visto dietro le nostre spalle una bella pista di mountain bike, l'allestimento per la cronometro di domani mattina e quello è pronto anche per quello su strada. Insomma, sono stati bravi con le società che sono state disponibilissime. Questo senz'altro, però devo dire anche che il territorio nazionale ha risposto bene, anche province molto lontano, tipo dalla Sicilia, dalla Lombardia, da Brescia, dal Veneto sono venuti, e quindi vuol dire che c'è uno stimolo in più quest'anno anche per noi. Sarà una tre giorni lunga e intensa, ma tutti con il sorriso sulla bocca, perché saranno tre giorni in pratica veramente bella e importante, non solo per il centro sportivo italiano, per un territorio, ma anche per chi va in bicicletta. Questo senz'altro, abbiamo visto la gente soddisfatta, l'accoglienza è bella. Adesso speriamo anche che nelle gare, al di fuori del risultato tecnico che ci interessa, ma fino a un certo punto, ci teniamo soprattutto all'aggregazione e alla socializzazione di tutti. Renato Picciolo, direttore nazionale area sportiva del centro sportivo italiano, siamo a Fermo, è la vigilia del campionato nazionale di ciclismo, tanta partecipazione come non si era mai vista, tanta bellissima accoglienza per uno o due giorni che sarà sicuramente importante, ce lo auguriamo tutti. Sì, importantissima per noi, per il CSI, intanto perché ricordiamo Adelmo, è il presidente purtroppo defunto Adelmo Zappelli, presidente di Fermo, che ha voluto moltissimo questa manifestazione qua e purtroppo lui non se la può godere, e quindi faremo il possibile per onorare la sua memoria. E poi siamo molto orgogliosi di essere qua perché, come è stato ricordato
è il maggior numero di atleti del gara del CSI, almeno della nuova edizione del campionato nazionale del CSI, quindi questo è sicuramente un buon auspicio, un viatico molto importante per il futuro. Ricorderete anche la figura di Vittorio Torriani, che è stato, di Vincenzo Torriani, che è stato per tanti anni direttore del Giro d'Italia. Sì, questo è un altro aspetto qualificante del nostro percorso, della nostra attività, perché per chi come Vincenzo Torriani è stato il patron del ciclismo e avendo il CSI in passato una grandissima tradizione nel ciclismo, come dire, questo battesimo di Vincenzo Torriani ci aiuta anche a pensare alla grande per il futuro del ciclismo nel CSI, del ciclismo nel CSI. Il nostro è un bel territorio, l'accoglienza è stata bella, i numeri parlano chiari, sono veramente tanti gli iscritti come non mai, insomma ne valsa la pena e aspettiamoci una o due giorni veramente intensa. Sì, sì, siamo orgogliosi, io arrivando qua questa sera ho visto l'entusiasmo, ho visto anche l'organizzazione perfetta, quindi siamo sicuri che faremo una delle manifestazioni e delle edizioni più belle, forse la migliore. Gaetano Sirocchi, presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano, siamo alla vigilia dunque di questo campionato nazionale. I numeri parlano chiari, i numeri da record, accoglienza che è stata veramente bella per tutti coloro che sono arrivati, dalla Sicilia alla Lombardia, insomma una bella manifestazione, due giorni coinvolgenti, come la state vivendo alla vigilia? Abbastanza soddisfatti per ora per i numeri appunto che ha detto, e siamo carichi perché andrà tutto bene e sono fiducioso di riportare a casa questo campionato nazionale nel migliore dei modi. Cronometro, mountain bike e tre gare in linea saranno il fiore all'occhiello di una due giorni che sarà veramente molto molto interessante, e non solo, perché mostrerà a tutta Italia il nostro bel territorio. Sì, adesso stiamo cercando appunto con l'assessore del comune di Fermo di invitare anche gli atleti a vedere la città di Fermo a questo punto, perché il territorio ovviamente in due giorni sarà difficile visionarlo, e lasceremo loro un pensiero che si riporteranno a casa appunto per il ricordo di Fermo e del fermano. Preoccupato? No. Il giusto? Sì, ovviamente un po' di pensieri, però la preoccupazione non c'è, diciamo di no. Dopo aver sentito le interviste, ricordiamo il programma, quello di sabato 23 luglio alle 9.30 la cronometro individuale con partenza località da Caparuccia a 7 km, poi nel pomeriggio dalle 15 la gara di mountain bike con partenza da Molini Girola, poi cena presso Molini Girola, serata associativa e premiazioni, domenica 24 luglio alle ore 8 la partenza della prima delle tre gare, quella che vedrà impegnati su strada i ciclisti junior M7, M8 e donne, poi la seconda partenza con Master 4, 5 e 6 e la terza partenza con Elite Sport Master 1, 2 e 3, premiazioni, pranzo finale e cerimonie di chiusura.